PlayStation VR negli ultimi mesi non se l'è passata decisamente bene. Dopo quell'Oculus Quest 2 che ha battuto il muro dei prezzi proibitivi, del gaming wireless senza compromessi e dell'alta risoluzione, il vetusto visore di Sony ha subito una battuta d'arresto, complice anche una compatibilità con PlayStation 5 che non si capiva se c'era, non c'era, faceva finta. Ecco, ancora oggi quasi nessuno tra tutte le testate italiane dedicate ai videogiochi si è preso la briga di raccontarci come si comporta PlayStation VR con la nuova console made in Sony, ma noi di VR Italia siamo qui per questo, tanto da aver acquistato una console dai fottuti bagarini pur di parlarne. Se non avete recuperato il primo dei due episodi dedicati a PlayStation 5, vi invito a farlo cliccando sul tastino qua, credo. Da qualche parte, per conoscere tutto quello che c'è da sapere sulla nuova console di Sony a prescindere dalla VR. Ma quello che andremo a fare oggi è un viaggio esclusivo accompagnati da PlayStation VR e PlayStation 5 per capire come se la cavano i vecchi giochi sul nuovo hardware nonostante il marasma comunicativo. Prima di partire con l'analisi dei singoli giochi vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare con il vostro punto di vista una volta che il video sarà finito, per far sì che anche in Italia si inizi finalmente a parlare un po' di realtà virtuale. Prima di tutto c'è da fare una grande premessa. Per utilizzare PlayStation VR su PlayStation 5 non vi basterà il vostro visore. Purtroppo, per fortuna, Sony ha cambiato lo standard di tracciamento sulla nuova arrivata e per poter utilizzare tutti i prodotti PlayStation VR avrete bisogno dello stesso identico hardware che utilizzavate su PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro. Questo vuol dire che se state pensando di vendere la vostra vecchia PlayStation 4 dovrete assolutamente tenervi almeno un DualShock 4, i PlayStation Move e la vecchia telecamera, l'unica compatibile con il tracciamento a corpi luminosi proprio di PlayStation VR. Ma attenzione non solo perché PlayStation 5 non dispone di un vano per il cavo della vecchia PlayStation Camera e dovrete quindi ordinare un adattatore a parte attraverso il link che trovate in descrizione. L'adattatore gratuito dovrebbe arrivare a tutti una volta indicato il codice seriale del proprio visore, ma rimane un trattamento vergognoso per quelli che, magari, avevano acquistato una Play 4 soltanto per PlayStation VR e vogliono procedere con l'imminente cambio generazionale. Caso, una volta attaccato lo scatolo 8 USB, la camera attraverso l'adattatore e muniti di un DualShock 4, due PlayStation Move o un PlayStation Aim, siamo pronti per partire. Come vi ho anticipato nel precedente video, ho aspettato un paio di giorni prima di buttarmi nel mondo della realtà virtuale con PlayStation 5, anche per provare a fare una comparazione diretta con PlayStation 4 Pro a mente lucida, senza grandi dubbi amletici riguardo alle funzionalità base della console. Per l'appunto, prima di iniziare a provare un po' di roba sulla nuova arrivata, mi sono rinfrescato la memoria riprovando per l'ennesima volta qualche produzione a me cara sull'hardware ormai in pensione di Sony, catturando anche dei video che metteremo a confronto tra qualche secondo. Passando a PlayStation 5, c'è subito da dire che l'installazione e l'avvio dei titoli PlayStation 4 compatibili con PlayStation VR non cambia di una virgola rispetto alla precedente console e vi basterà scaricare e lanciare un prodotto come fosse un titolo proprietario di PlayStation 5. Ricordatevi che ad oggi sono soltanto due i giochi non compatibili con PlayStation VR, anzi uno perché l'altro sta venendo patchato ed è Robinson dei giorni che ancora non può essere giocato su PlayStation 5, ma credo che comunque qualcuno risolverà la cosa a breve. Detto questo e dopo aver pianto per la mancanza di supporto VR su Astro Playroom, decido di lanciare immediatamente il grande capolavoro della realtà virtuale in casa Sony, Astro Bot Rescue Mission. Nonostante già sapessi che non ci sarebbero stati grandi miglioramenti, è stato comunque un grosso trauma constatare che il titolo di Japan Studio è letteralmente identico alla sua controparte PlayStation 4. Stessa risoluzione, stesso lavoro su texture e illuminazione, tutto letteralmente uguale, tanto che anche dalla video comparison è abbastanza evidente quanto non cambi letteralmente nulla da una versione all'altra. Forse, grazie al nuovo SSD di PlayStation 5, i caricamenti durano giusto un filo in meno, ma Astro Bot Rescue Mission su PlayStation 5 è letteralmente indistinguibile dal titolo su Algen. Bene, non c'è problema, so che un paio di giochi hanno ricevuto una patch esclusiva per Play 5 e mi rifarò sicuramente con quelli, ma fatemi prima provare il grande amore della mia vita. Lancio Resident Evil 7, anche qui la delusione è tanta e forse ancora di più.
Nonostante risulti ancora oggi un'esperienza straordinaria, camminare nella prima palude di Resident Evil 7 attraverso quella risoluzione ridicola con cui abbiamo ormai imparato a convivere è letteralmente deprimente, anche perché chiaramente PlayStation 5 sarebbe in grado di fare molto, molto meglio. Anche qui potete vedere una comparazione diretta tra la versione PlayStation 4 Pro e la versione PlayStation 5, ma chiaramente non noterete differenze. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Stai bene? Stanco e sconsolato, decido finalmente di lanciare Blood and Truth, grande titolo di Londo Studio che ha dalla sua una patch esclusiva per PlayStation 5, che ne aumenta risoluzione, qualità visiva generale e framerate. Dai 120 Hz dedotti a partire da 60 si passa infatti a 90 Hz nativi, esattamente come succede per la maggior parte dei visori PC. La risoluzione si fa più definita attraverso il super sampling e la qualità generale di shader, texture e illuminazione è evidentemente più in linea con gli standard contemporanei. Ora, se quest'ultimo elemento è avvertibile soprattutto nei dettagli più vicini al nostro occhio, il miglioramento su frame rate e risoluzione è al limite del percettibile. È anche vero che il super sampling può spingere il vecchio pannello di PlayStation 4 fino a un certo punto, ma mi aspettavo un anti-aliasing molto più marcato e alcune differenze sostanziali rispetto a PlayStation 4 Pro. E invece anche qui nulla di particolarmente emozionante. Certo, piuttosto che niente, come negli ultimi due casi è meglio piuttosto, e chi si affaccerà la prima volta a Blood and Truth attraverso PlayStation 5 lo farà nel miglior modo possibile ad oggi, ma dopo aver giocato a roba incredibile su uno standalone come Oculus Quest 2, tornare a un certo tipo di risoluzione fa davvero un po' specie. Lancio allora Firewall Zero Hour accompagnato dall'immancabile PlayStation Air. Qui le differenze dovrebbero essere i tempi di caricamento e la risoluzione attraverso il super sampling. Se i loading screen effettivamente si dimezzano, il lavoro sulla risoluzione è letteralmente impercettibile, tanto che, nonostante la bontà del titolo, anche sulle brevi distanze la sfocatura risulta ad oggi imperdonabile. Non che ci siano grandi alternative a Firewall sugli altri mercati, e rivendico le mie affermazioni in merito al fatto che un FPS team-based su PC di questo livello non esiste, ma da una patch che va a migliorare un gioco su un hardware di nuova generazione mi aspetto molto di meno. Nemico neutralizzato. Ho poi provato un po' di altra roba generica, da Rush of Blood a Budget Cuts, da Iron Man a Days Combat, sempre con gli stessi risultati. In tutti quanti si percepisce sicuramente una velocità nei caricamenti che va a migliorare anche l'esperienza di gioco, tanto che nel sopracitato titolo Marvel su PlayStation 4 Pro andavano proprio a inficiare la scorrevolezza del gameplay, ma in generale i miglioramenti si possono definire in tutti i casi quantomeno marginali. C'è stato però un titolo in particolare che mi ha stupito su PlayStation 5 e questo è senza dubbio Dreams. Lavorando attraverso un motore proprietario, infatti, l'opera di Media Molecule è riuscita evidentemente ad adattarsi in modo più morbido al nuovo hardware, presentando una pulizia quasi inedita su PlayStation VR e una velocità di caricamento dei contenuti realmente sbalorditiva. Se Dreams soffriva tanto di una risoluzione monca su PlayStation 4 Pro e soprattutto su PlayStation 4, su PlayStation 5 questo bizzarro tool di sviluppo offre invece un colpo d'occhio di tutto rispetto, che nonostante non si avvicini ai visori di nuova generazione, dimostra che PlayStation 5 può, potenzialmente, darci grandi soddisfazioni sul fronte della VR. Chiaramente i benefici maggiori vengono da quei titoli pensati per un hardware più recente e chiaramente prodotti come PlayStation VR Worlds difficilmente troveranno spazio tra i vari aggiornamenti offerti a PlayStation 5, ma il trattamento riservato a Dreams me lo aspetterei, quantomeno, su tutti quei titoli usciti negli ultimi 24 mesi. E invece no, perché alcuni software come il recente Hitman 3 non sfruttano assolutamente le potenzialità offerte da questa nuova next gen e questo, amici miei, è davvero doloroso. Ora, so bene che PlayStation VR 2 arriverà sul mercato a un certo punto e sarà sicuramente l'hardware che tutti stiamo aspettando in grado di ridefinire il concetto stesso di realtà virtuale, però mannaggia, perché non lavorare in modo più incisivo per non far perdere di interesse gli utenti PlayStation alla VR? Capisco la questione legata ai costi, alle finestre di lancio, al non sovrapporre troppe informazioni e troppi device, ma allo stato attuale PlayStation VR su PlayStation 5 puzza davvero di vecchio e non aspettiamo altro che un nuovo caschetto che si allinei quantomeno alla qualità di quelli oggi sul mercato.
Come vi ho detto nel video precedente, se siete utenti PlayStation VR e volete passare a PlayStation 5, fate una bella cosa. Tenetevi stretta la vostra PlayStation 4 Pro e acquistate un visore standalone. Davvero, ciò che può offrirvi un Quest 2 oggi è infinitamente migliore rispetto a quello che può darvi un hardware che si è fatto ormai troppe generazioni, e potrete scoprire le gioie dell'alta risoluzione del room scale spendendo meno che acquistando una PlayStation 5. Discorso un po' diverso in realtà per chi aveva ancora la versione base di PlayStation 4. Se le differenze di PlayStation VR tra PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono abbastanza importanti, con PlayStation 5 farete letteralmente un salto generazionale che, sebbene non si attesti su quello vissuto dalle varie generazioni di visori PC e standalone, potrebbe comunque soddisfarvi in attesa del nuovo visore in casa Sony. È innegabile come PlayStation 4 ci abbia regalato tra le esperienze più belle della realtà virtuale contemporanea, e chiunque non ci abbia mai giocato deve comunque assolutamente provare. Questo mi porta a un ultimo punto: se ho una PlayStation 5, vale la pena acquistare PlayStation VR come prima esperienza in realtà virtuale? La risposta è più complicata del previsto. Se non avete mai assaggiato l'ebbrezza della VR, la risposta è sì, ma solo a un prezzo competitivo. Spendere 200-300 euro per PlayStation VR oggi è pura follia, ma se trovate una buona offerta, tipo PlayStation VR con camera e magari due Move a 100 euro, 150 euro, sì, può valerne la pena. Soprattutto perché vi farà scoprire delle grandi perle del mercato VR che non potete giocare altrimenti. Se invece avete già provato un caschetto PC o standalone, PlayStation VR potrebbe sembrarvi, ahimè, veramente troppo vecchia, a causa di una risoluzione e di un tracking veramente dell'anteguerra. In ogni caso, se volete scoprire le grandi perle di PlayStation VR, acquistate un visore di Sony soltanto a un prezzo super vantaggioso, aspettandovi comunque che l'hardware muoia nel giro di qualche mese. Se volete invece iniziare ad assaggiare il futuro, andate tranquilli su un Quest 2 o quello che sarà disponibile nel tempo che ci separa da PlayStation VR 2.